quasi impossibile. Già, è proprio questo il punto, perché io ci sono riuscito. Non reagiscono fino alla nona o decima ripetizione dell'esercizio, poi si comincia a sentire il dolore. Ed è proprio questo che lo fa sviluppare, lo sforzo continuo ed esasperato. Infatti, quando pompi i tuoi muscoli e provi una sensazione di dolore, devi continuare e continuare e continuare, perché le ultime due o tre o quattro ripetizioni sono quelle che fanno sì che il muscolo si ingrossi. E questo è il modo più semplice per distinguere un campione da uno che non sarà mai un campione. Se ce la farà a superare questo primo periodo, potrebbe diventare anche un campione, ma se non dovesse farcela, può scordarselo. E questo perché molte persone oggi non hanno più fegato. Il fegato di cominciare e di andare avanti a qualsiasi costo senza la minima paura, senza paura del male, né di svenire in palestra sapendo perfettamente che può capitare. Proprio così, sono cose che possono capitare. Per esempio, io ho vomitato molto spesso mentre mi allenavo, ma non mi importava, perché io sono un campione. Se tu vuoi essere un campione, non devi mai avere intorno a te nessuna forza negativa che possa influenzarti. Ok? Se per esempio in questo momento io avessi un rapporto sentimentale con una ragazza, questo potrebbe avere un effetto negativo sulla mia mente e quindi distruggere tutto il mio equilibrio. Perciò si deve dare un taglio alle emozioni personali e diventare un tipo freddo ed egoista prima di qualsiasi competizione. E bisogna essere distaccati anche dal resto delle cose. Se per esempio adesso qualcuno mi rubasse la macchina proprio sotto casa mia, non mi toccherebbe. Non posso permettermi di preoccuparmi di certe piccolette, potrei al massimo chiamare l'assicurazione e fare la denuncia. Capisci? Perché sono talmente concentrato per fare gli allenamenti che non posso pensare a certe cose e creare confusione nella mia mente.